Ciao a tutti, il video di oggi forse vi potrà sembrare un po' confusionario, però in realtà ha un suo senso, adesso qui lo scopriremo alla fine. Il tema di questo video è la siciliana. È la siciliana e quindi, come tutti voi sapete, partiamo da come prima mossa di 4. Calma, non sono diventato matto, non sto dando i numeri, gli scacchi non mi hanno ridotto il cervello in pappa, semplicemente voglio mostrarvi una cosa. Questa, chiaramente, l'apertura di donna, e quella che segue è una difesa indiana, per essere più precisi, una ninja indiana. Cavallo C3, alfiere B4 e A3 è la variante Zemish della ninja indiana. A questa variante abitualmente il nero risponde con ovviamente alfiere per C3, B per C3, C5. È una mossa importante, osservate la disposizione dei pedoni del bianco, il nero vuole fare pressione su questi pedoni. E3 difende giustamente il pedone D4, prepara lo sviluppo dell'alfiere in D3, arrocco, alfiere D3, cavallo C6. Il cavallo in realtà non sta facendo pressione sul pedone D4, anche perché sarebbe inutile, il pedone D4 è difeso da due pedoni, quindi non ha senso. In realtà il cavallo C6 sta facendo pressione sul pedone C4. Non ci credete? Vedete il resto. Allora, cavallo E2, B6, un'altra mossa molto importante, che serve per fare pressione sul pedone C4. Non lo fa direttamente il pedone, ovviamente. Lo fa invece, fra qualche mossa lo vedrete, l'alfiere E4 guadagna spazio al centro, cavallo E8 prepara la manovra con F5, una manovra ideata da Capablanca, E5 guadagna spazio sul lato di re, alfiere A6, ecco perché il pedone B6 contribuiva a far pressione sul pedone C4. Donna C2, ovviamente H6 perché devo difendere il mio arrocco, alfiere E3, D6. Devo difendere il pedone C5 per il momento e adesso la manovra che intende fare il nero è molto semplice. Giocare il cavallo da C6 in A4, mettere eventualmente la torre da A8 in C8, magari anche appoggiata eventualmente dalla donna in C7, e al momento opportuno cambiare in D4 e avere tutti i pezzi che puntano sul pedone C4 debole. Questa diciamo che è una variante di una partita non particolarmente brillante. Il bianco in questa posizione, non sapendo che pesci pigliare, ha pensato di eliminare il cavallo C6 giocando alfiere E4 e dopo torre C8, alfiere per C6, torre per C6, donna A4 deve andare a difendere, eseguita donna C8 e alla fine è caduto il pedone C4. Perché vi sto dicendo, facendo vedere questa variante e vi parlo della siciliana? Perché adesso, girando la scacchiera e cominciando con E4, vi voglio far vedere appunto qualche linea che potrebbe servire. C5, ecco, rientriamo nell'alveo della nostra partita. C5 è la variante che permette di giocare la siciliana. Adesso abbiamo visto in passato mosse come cavallo C3, mosse come cavallo F3, eccetera, eccetera. Vorrei però riportarvi un po' indietro nel tempo, come si dice, riportare indietro le lancette del tempo e tornare negli anni fine 70, primi anni 80, quando la variante più spesso giocata era F4. F4 è stata una variante micidiale nelle mani dei giocatori inglesi che giocavano i tornei Open, quelli che erano chiamati Grand Prix. Tant'è vero che la variante con F4 è chiamata proprio Grand Prix Attack, cioè l'attacco del Gran Premio, perché era quella che giocavano quasi tutti contro la siciliana. Il vantaggio di fare questa mossa era che a quei tempi le partite non venivano inserite in nessun database e quindi un giocatore poteva giocare questa variante in 4, 5, 10 partite senza che nessuno sapesse come giocare questa linea, come la giocava e cosa usare come
contromisura. I grandi maestri all'epoca erano preparatissimi contro la variante aperta, eccetera, eccetera, si trovavano davanti dei ragazzini che giocavano sta roba. Adesso la risposta più usuale è D5. D5 e dopo E per D5, cavallo F6, quello che è chiamato il gambetto tal, perché è stato riportato, per così dire, in auge dal grande maestro Tal, mi sembra contro il maestro internazionale inglese Arston. Tuttavia, vedete, mi ricordo che una volta, parlando con un maestro internazionale proprio di questa linea, lui mi disse una cosa molto interessante. Disse: guarda che io questa variante, cioè il gambetto Tal, non la gioco, non posso giocarla, perché nei tornei che faccio io incontro giocatori spesso con un elo più basso del mio. Allora, se io gioco questa linea, ottengo sì una buona parità, un'ampia parità, ma ottengo solo quella. Cioè, nel senso che io non posso giocare per vincere, perché se l'avversario si è studiato bene la linea, magari aiutato anche dai computer, ha trovato una serie di mosse forzate, che è possibile trovarle, in cui magari il bianco mantiene un leggerissimo vantaggio fino alla fine, io mi trovo a giocare una partita teorica in cui il meglio che posso aspirare appunto è fare patta. La faccio facilmente, uno perché la variante porta la patta, due perché sono un maestro internazionale, ma d'altro canto non ho grosse possibilità di vincere. Quindi questo è già un primo suggerimento a tenere presente. Questa variante è stata scartata perché conduce alla parità, ma in realtà poi, se voi ci pensate bene, non è poi così brutto fare, cioè arrivare a posizione pari. Vabbè, finirà patta, ma d'altro canto è la fine che fanno quasi tutte le varianti giocate in maniera corretta. Tuttavia, quando il nero vuole giocare per vincere, abitualmente gioca cavallo C6. Cavallo C6 è una mossa interessante, però ha il problema che il bianco non ha ancora sviluppato il cavallo in C3. Quindi, dopo la sequenza di mosse cavallo F3 e per esempio G6, il bianco può giocare alfiere B5 e la mossa che si giocherebbe abitualmente cavallo D4 non fa più paura, perché dopo cavallo per D4, C per D4, non c'è il cavallo in C3 che possa essere, che in prese debba muoversi. Quindi il bianco, diciamo, sta già meglio in questa posizione. Quindi dopo cavallo C6, il bianco gioca cavallo F3 e adesso, ripeto, tocca al nero. Però la prima cosa che ci chiediamo è questa: se invece dopo F4 il nero gioca qualcos'altro, perché questa variante è diventata così di moda negli anni 80? È diventata di moda grazie a partite simili a questa. Adesso ve la faccio vedere. G6 non è un problema che faccia prima cavallo C6 e poi G6, più o meno ci si rientra. Cavallo F3, alfiere G7, cavallo C3, cavallo C6, alfiere C4, E6 per chiudere la diagonale, F5, sacrificando subito un pedone. Il nero prosegue con E per F5, che è la cattura corretta. Il bianco non ricattura, ma gioca D3, lascia in presa anche il pedone 4, che non può essere catturato perché si aprirebbero troppe linee sull'arrocco e rimarrebbe indietro di sviluppo. Gioca una mossa corretta, cavallo Gn7, arrocco. L'arrocco è una mossa difensiva e offensiva. Difensiva perché porta via il re da dalle sue case centrali. Offensiva perché porta la torre sulla colonna F. Il nero fa lo stesso, quindi la torre difende anche il punto F, ed ecco la manovra tipica di questa variante. Donne 1, cavallo D4, minaccia il doppio, il bianco se ne frega, donna H4. Adesso catturare in F3, pardon, catturare in B4 sarebbe assolutamente sconsigliabile, e in C2, scusatemi, sarebbe assolutamente sconsigliabile perché seguirebbe tranquillamente alfiere G5. Adesso supponiamo, adesso il cavallo in presa non può essere difeso da niente, diciamo che lo difendiamo con torre 8, non ci fidiamo a prendere subito la torre e arriva a cavallo D5. Quindi questa posizione è già abbondantemente persa per il
per il nero. Quindi ovviamente non si può andare a catturare il pedone in C2. E allora, dopo cavallo, dopo donna, dopo donna K4, il nero risponde con cavallo per F3, elimina il cavallo che è un possibile attaccante. Cavallo per F3, torre per F3, sta arrivando anche la torre adesso a dare manforte. D per E4, è il momento forse di cambiare. Torre H3, portiamo subito i pezzi. E allora adesso, se il bianco gioca, il nero gioca, scusate, H5, è possibile giocare anche subito alfiere G5, con la manovra che abbiamo visto prima. Allora, in questa posizione, il nero gioca una manovra intelligente, gioca H6. H6. Perché gioca H6? Perché punta molto sul fatto che se il bianco si facesse ingolosire dal pedone alfiere per H6, dopo cavallo F5 cambierebbe quantomeno dei pezzi e l'attacco sul re nemico, sul re nero, sarebbe praticamente esaurito a questo punto. Ovviamente il bianco dopo H6 non va a catturare quel pedone, ma gioca una mossa interessantissima che è alfiere G5. Questa è la casa ideale per l'alfiere, anche se c'è un pedone in H6. Allora, torre 8, il bianco porta un altro pezzo all'attacco. Ora, torre e alfiere sono veramente micidiali, quindi il nero cerca di tamponare con D5, segue però cavallo per D5, H per G5, ha dato un pedone e poi ha preso questa volta l'alfiere. E dopo cavallo F6 abbandona perché si rende conto che c'è matto in poche mosse. Se gioca male, se gioca alfiere per F6, c'è matto in due. Se gioca bene, meglio, gioca re F8 e la possiamo anche vedere. Re F8 segue cavallo D7 scacco, alfiere per D7, per esempio, torre per F7 scacco, re G8 e donna H7 matto. Queste sono le partite che hanno reso l'attacco Grand Prix veramente importante. Torniamo alla nostra posizione iniziale. Metto che giochiamo F4 e giochiamo cavallo C6. A questo punto, cavallo F3, D6, cavallo C3, forse è meglio alfiere B5 subito, e dopo G6. Adesso finalmente vediamo invece l'idea del bianco. Vi chiedo di cercare di ricordare la posizione della Nimzo indiana che abbiamo visto prima. Osservate la manovra. Allora, alfiere B5, che potrebbe essere paragonato ad alfiere B4, alfiere G7, arrocco, E6, alfiere per C6, B per C6. La struttura dei pedoni più o meno si assomiglia, vedete? La cosa importante è questa, bisogna notare i pedoni in C6 e C5 del nero. D3, che ha la funzione sia di far sviluppare l'alfiere, ovviamente, ma di bloccare il pedone da C5 che non può andare così in C4. Torre B8, E5. Adesso il cambio del pedone isolerebbe i due pedoni sul lato di donna, quindi non vale proprio la pena. E5, quindi risponde con D5. Però adesso osservate, il pedone C5 non ha più nessuno dei due pedoni che possono sostenerlo, esattamente come nella Nimzo indiana. E osservate la manovra. Cavallo A4, questa ve la ricordate, no? Era la mossa cavallo A5 della Nimzo indiana. Alfiere F8, il nero si rende conto del pericolo, il pedone in presa, lo va a difendere con l'alfiere, che tanto sulla diagonale non fa più niente perché la diagonale è bloccata. C4, blocco tutto, cavallo H6 cerca di svilupparsi, anche B3, vi ricordate che corrisponde alla mossa B6 fatta dal nero nella variante della Nimzo indiana. Cavallo F5. Adesso minaccia de degli ingressi in D4 eventualmente. Donna E2, cavallo D4, donna F2. Adesso si minaccia subito di guadagnare il pedone, quindi il nero deve catturare il cavallo. Cavallo per F3, donna per F3, alfiere 7, prepara l'arrocco. Alfiere 3, la mossa che nella Nimzo indiana corrisponde ad alfiere 6, la pressione sul pedone
C5 si sta facendo veramente pesante. Arrocco, donna E3, attacca ulteriormente il pedone, D4, donna D2, e a questo punto il nero, che era Shamkovic, si rende conto che la sua posizione così è persa, cadono tutti i pedoni, quindi da giocatore esperto, Shalkovich era un grande maestro di origine russa che però era emigrato negli Stati Uniti, Shalkovich ha giocato la mossa torre B4. Può sembrare una mossa incredibile, ma punta molto sul fatto di costruire una fortezza, cioè di bloccare tutti i pedoni del bianco. Il bianco, adesso non vado avanti con la partita perché non serve nella mia spiegazione, però a questo punto il bianco ha preso la qualità, il nero si è difeso con le unghie e con i denti e alla fine ha strappato un pareggio. Il suo avversario era un maestro internazionale non particolarmente quotato dell'epoca e quindi questa partita ha veramente fatto un grande effetto. Diciamo che Shankovic se l'è cavata. Perché era un grande maestro ed era molto esperto. Allora, questo video è stato piuttosto breve, ho voluto spiegarvi un po' che le aperture non si basano sempre sulle singole mosse, ma si basano sulle strategie, cioè sui concetti fondamentali, concetti di base. In questo caso, ad esempio, abbiamo visto come il bianco, in un'apertura che non c'entra assolutamente niente con la Nimzo indiana, ha adottato però lo stesso schema della Nimzo indiana, a colori invertiti ovviamente, quindi le manovre, cavallo A4, B3, alfiere A3, la donna che in questo caso non è andata in C8 come faceva o in C1 come avrebbe fatto la Nimzo indiana perché il centro era bloccato, ma si è messa ad attaccare i pedoni sulle case nere e alla fine questo è il risultato. Bene, adesso io, diciamo che dovrei finire qui il mio video, però c'è sempre un però in mezzo, visto che metto sempre qualche mia partita se posso, me ne metto una delle mie. Giocate in un torneo locale, una partita molto particolare e capirete alla fine perché è particolare. Il mio avversario sapevo che giocava alla siciliana, quindi mi ha giocato C5. Io avevo preparato questa linea con cavallo C3 subito. Tanto sapevo che lui giocava la Neidorf, quindi dopo D6 io ho fatto F4. Ecco, siamo entrati nell'attacco Grand Prix con D6. Lui ha pensato che lo schema fosse lo stesso di una siciliana chiusa, ha giocato G6, eseguito cavallo F3, cavallo F6 giocata da lui non è granché effettivamente, non è granché in questa linea, ma non è granché neanche nella siciliana chiusa fondamentalmente. Alfiere C4, l'alfiere si mette in posizione, alfiere G7, arrocco arrocco, D3, vedete come il gioco si sviluppa abbastanza agevolmente, A6. Allora, siamo arrivati alla settima mossa. Il mio avversario ha pensato un po'. Adesso non ho scritto sul formulario il suo tempo di riflessione. Il mio vi posso tranquillamente dire che sarà stato di 10 secondi. 10 secondi, ma non perché conoscessi la variante, perché c'è dietro la storia. Adesso ve la racconto con calma. A sua 6 faccio al colpo A4. Voglio mantenere l'alfiere, quindi A4 blocca tutto, tanto non mi interessa indebolire il lato di donna. Cavallo C6, finalmente il cavallo entra nella casa che gli è propizia e ora potevo giocare anche F5 subito. Ho giocato donna E1, la manovra che avete visto anche prima fondamentalmente. In questa linea il bianco gioca sempre questa manovra. Tempo di riflessione del bianco 15 secondi per tutte queste mosse. Alfiere D7, il mio avversario non sa letteralmente che cosa fare. Donna H4. La donna si porta verso l'arrocco avversario. E6, F5, tempo di riflessione in totale 1 minuto. 1 minuto per fare 11 mosse. E per F5, alfiere G5, le classiche manovre, no? Attacco, adesso la minaccia è cavallo D5 ovviamente, e il mio avversario si rende conto che ha cavallo D5 a rischio. Quindi cosa fa?
ha visto che giocando per esempio una mossa come alfiere 6 sarebbe seguito E per F5, a cui lui doveva rispondere per forza di cose con G per F5 per impedirmi di saltare in D5 col cavallo. Quindi non era proprio il massimo un arrocco di questo genere, no? Non è proprio bellissimo. Allora, niente, quindi ha pensato di fare H6. L'idea qual è? L'idea è quella di giocare dopo alfiere per H6, che io ho giocato, cavallo G4, per cercare di cambiare la donna e di attaccarmi contemporaneamente l'alfiere. Alfiere G5. Tempo di riflessione mio, 1 minuto e 15 probabilmente. Se proprio voglio esagerare, 1 minuto e 20. E donna 5 si è allontanato e a questo punto, qui adesso c'è il seguito della storia, io do un'occhiata all'orologio. Non all'orologio degli scacchi, al mio orologio, perché cos'era successo? Era successo che io mi ero scordato che dovevo giocare il turno del sabato di quel torneo e avevo dato un appuntamento a una ragazza più o meno per quell'orario. Per cui, guardando l'orologio, mi sono reso conto che rischiavo che saltasse l'appuntamento, quindi saltasse anche appunto l'impegno con questa ragazza. E allora cosa ho fatto? Ho giocato la mossa cavallo D5, che è una mossa vincente, anche se erano vincenti anche altre mosse, no? Tipo per esempio H3 vinceva perché il cavallo non ha più case, no? In cui scappare. Ho giocato cavallo D5, tempo di riflessione totale 2 minuti, lui avrà avuto un'ora. Poi, vedendo che lui ci stava pensando, che non si è reso conto che stava perdendo, o se si è reso conto la cosa non gli interessava, gli ho detto: senti, ti va bene la patta? Mi ha stupito il fatto che ci abbia pensato ancora un po' prima di accettare la patta. Poi fa: ma sì, dai, facciamo patta. Ho detto: guarda, che comunque la tua posizione è persa. Ah, davvero? Eh beh, sì, guarda la situazione, gli ho detto io, guarda come sei messo. Non abbiamo avuto tempo di analizzare, io devo scappare via di corsa in questa situazione, però effettivamente me lo sono ritrovato al circolo e quando poi abbiamo riguardato questa partita, effettivamente ha ammesso, sì, non mi ero accorto, ma era veramente persa questa posizione, fin da qui insomma. Probabilmente se sopravvivevo all'attacco sul re avversario, sul mio re, avrei perso probabilmente per il materiali in meno, avrei dovuto cedere dell'altro materiale, quindi insomma la posizione era perduta. Quindi una partita, è stata la partita più veloce della mia vita, posso garantirvelo, non ho mai giocato così velocemente come ho fatto in questa partita, perché ho pensato meno di 2 minuti complessivamente. Però, vabbè, ho realizzato mezzo punto, non è granché, però comunque meglio di niente, rischiavo anche di dover perdere per abbandono, perché a un certo punto, se continuano a pensare, io avrei abbandonato. E se volete sapere come è finita con quella ragazza, è finita che poi ci siamo lasciati. Ecco, questa è la fine della storia. Non quella sera lì, ovviamente, a distanza di poco tempo. Quindi diciamo che il mezzo punto l'ho buttato via in questo caso. Avrei potuto proseguire, tanto non avrei perso niente. Vabbè, dopo questa piccola nota di colore e autobiografica soprattutto, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, che ripeto, forse sarà un po' confusionario, però spero che abbia reso l'idea e eventualmente ci vedremo se ne farò, se farò altri video, in generale. Bene, grazie di nuovo e ci vediamo.